Tornata dalle vacanze, il mio frigo si presenta così. C'è della feta che scadrà nel 2000 mai, acqua, cioccolato, pomodori secchi, pepe che mi ha regalato Prisca e Letizia. Basta, acqua. Mentre il freezer c'è il latte di Luna che per metterlo via e congelarlo l'ho dovuto fare a cubetti. Piselli, dei fagiolini che stanno per finire, qualcosa che avevo congelato, queste sono melanzane e queste sono delle mozzarelle congelate che sotto vostro consiglio le ho congelate. Quindi qui urge una spesa! Il primo round di spesa l'ho fatto alla Lidl, principalmente perché devo prendere gli skyr. Compro quello perché costa metà del Faye e ha gli stessi valori nutrizionali, stessi ingredienti. Ne ho presi giusto 12. Sono arrivata, bisogna iniziare al top. Adesso li metto via, aspetta. Ottimo, allora, continuando in ambito proteine. Diciamo, al Lidl prendo fiocchi di latte, questi non li ho mai presi al Lidl, volevo provarli. Costano come al solito 60 centesimi, tipo 80 centesimi. C'è scritto senza glutine, cosa che nei precedenti non c'era scritto, quindi ottimo, bravo Lidl. Altra fonte proteica, uova. Io sinceramente prendo le bio. Secondo me sono molto più gustose. Non mi piace l'idea che siano maltrattati gli uccellini e che, insomma, non lo so sinceramente perché prendo bio, ma mi sento meno in colpa di aver ammazzato dei pulcini. Non so perché. Altra fonte proteica che prendo al Lidl è il quark, quark magro con cui ci condisco sia la pasta che ci faccio magari uno spuntino, perché è buono, sa di yogurt, ma non è yogurt, è più formaggioso. E mi piace con la frutta, soprattutto con la banana e la cannella e il burro di mandorle. È tipo la mia merenda invernale preferita. Spostandoci invece con fonti proteiche e grassi, abbiamo un pochino di più perché a me piacciono. Quindi un mix sono la ricotta, che ha infatti 9 grammi di grassi e 7 grammi di proteine, un equilibrio, mentre gli altri erano più low fat e più o meno i carboidrati sono sempre gli stessi, sempre gli zuccheri del latte comunque. Quindi. Poi abbiamo l'amatissimo salmone. Voi sapete che io amo il salmone. Questo è un nuovo brand che ha preso la Lidl perché non l'avevo mai visto e l'ho pagato per 200 grammi 4,49 euro, però è tutto pulito perché io non so, mi fa schifo mangiare la cosa nera, non so cosa sia, non so, mi ribrezza e infatti la tolgo sempre. Quindi dei 200 grammi, che poi non sono mai 200, ne butto sempre qualcosa e siccome lo devo buttare, insomma, ho preso questo qua che è pulito e tutto rosa. E altra cosa bella pulita è questa bresaola che io compro per poter poi ordinare la pizza e mettere sulla pizza, così che, siccome a me piace prenderla da asporto, se io prendo da asporto la pizza e la mangio a casa, preferisco metterci il mio etto di bresaola. No, non è vero, non ci metto un etto, ma comunque metterci la mia quantità di bresaola piuttosto che le due o tre fettine che ti mettono in pizzeria. Quando la mangi lì, amen. Diciamo che la bresaola è la cosa più non naturale che mangio e infatti la limito più o meno, diciamo, a mangiarla soltanto con la pizza. Non per renderla meno sana e non perché per me la pizza è uno sgarro, ma perché mi piace la pizza con la bresaola. La bresaola la mangio anche negli spuntini, quindi è parte integrante della mia dieta, però cerco di limitarla in quanto gli ingredienti della bresaola non sono sanissimi, o meglio, non sono ciò che io predico che vorrei mangiare come vorrei mangiare, e infatti contiene destrosio, aromi naturali, conservanti, eccetera. Niente di trascendentale, niente per il quale morirò, e infatti la mangio. Però è un pochino tra le è forse è la cosa meno
meno naturale, salutare che mangio. Perché anche se compro altre cose insaccate, ad esempio abbiamo parlato di re salomone, questo è soltanto salmone e sale. Certo, badiamo al quantitativo di sale nelle cose insaccate, allora non dovrei mangiare niente di questo. Però voglio vivere e sono ritornata a essere studentessa qui a Piacenza. Lontani sono i tempi del mercato del pesce di lago. Mi manca. Scusa, frigo. Poi, ultima fonte di grassi e proteine, il adoratissimo parmigiano reggiano. Se vi chiedete quale sia meglio tra parmigiano reggiano e grana padano, c'è un video in cui ne parlo, in cui spiego la differenza perché me l'ha spiegata all'università, quindi ho voluto condividerlo con voi in un mio vecchio Q&A di quest'anno. Quindi andate a vederlo, vi linko il video qui, non l'avrò mai, andate a cercarlo, c'è. Cercate magari su Google Silvia Fashions parmigiano, non lo so, lo troverete, spero, ve lo auguro. Anzi, mi impegnerò a metterlo qui adesso, qui. Continuiamo su grassi. Una roba c'è di grassi e i grassi, puramente grassi, sono il mio amatissimo avocado. Io lo metto ovunque, mi ci farei il bagno, anzi ho anche comprato bagno schiuma all'avocado e anche lo shampoo all'avocado. Vabbè, insomma, sì. Amo l'avocado e appunto è un'ottima fonte di grassi per i capelli, che serve a aiutare a stimolare la crescita dei capelli. Vi giuro che io ne mangio tipo quando sono mature, non sono sassi, porca baletta! Non ci ha fatto niente, duro come la pietra. La mia porzione è metà, indipendentemente dalla misura dell'avocado, cioè se è grande così ne mangio metà. No, scherzo, però comunque sì. Amo l'avocado. E basta. Verdura. Frutta e verdura. Allora, non ho trovato molto al Lidl in realtà perché c'erano dei prezzi assurdi. Cioè, delle zucchine enormi, transgeniche e orrende a 1,60€. Io ho detto, ve le potete tenere. Vado all'S Lunga. Vorrei tanto andare al mercato, madonna. Vabbè. Ho preso insalata iceberg, che è quella che si tiene più a lungo nel frigo e dura più a lungo ed è ottima. Amo il crunch, amo, adoro. Rucola in busta già lavata, prendi e butta, insalata fatta. Sempre come verdura, cetriolo olandese. Non lo so, non mi sono mai piaciuti, non mi piacevano, però sì, Jimmy ha fatto assaggiare i cetrioli. Non continuo. Patate, non so se queste rientrano nei tuberi, verdura, tubero, patate, dai, su. Ho preso due kiwi, li vuoi qui i kiwi? Presa la prima, ve lo giuro. E per la colazione, questo è ammaccato. E poi, banana, la cicchita banana. Ne prendo poca di frutta perché vivo da sola, non dura tantissimo. Qui fa un caldo della madonna, quindi tipo domani sarà già nera e quindi non posso comprarne all'infinito perché sennò la butto e a me non piace buttare la roba. E quasi quasi questa banana io adesso me la sgranocchio. Prendiamo quella un pochino più scura. Ok, finisco la spesa al Lidl con limone. Prendo questo qua e lo spruzzo ovunque, io adoro marinare la carne, il pollo nel limone, quindi lo taglio tutto a cubetti, spruzzato di limone, lo lascio lì magari tutto il giorno in frigo e poi lo tiro fuori. E poi per finire al Lidl in questo periodo c'è la mia più grande gioia, cioè la passata di pomodoro della Mutti con il basilico. Voi sapete che vi rompo sempre le palle sul fatto di cercare quella con solo pomodoro. Però la Mutti è la Mutti, cioè è troppo buona questa, poi col basilico è pazzesca. Questa è pomodoro, sale e estratto di basilico, quindi a differenza di quello che vi dico sempre, c'è soltanto sale in più, ci se ne fa una ragione, per questa te la fai ragione. È buonissima, vi giuro, la Mutti in generale è buonissima, ma questa col basilico l'ho trovata a 89 centesimi, di solito costa 1,50€, quindi felicissima. Ups.
E poi, interessantissimo, ho comprato la carta stagnola per la conservazione degli alimenti in modo salubre e comodo. Basta, questo è il round 1 della spesa. Dovete sapere che questo è comunque un primo giro per cercare di riempire un po' il frigo. Io non posso fare grandissime spese perché ho il motorino, quindi è già stato complicato portare su tutta questa roba. Ah, e ho anche preso una cassetta d'acqua, quindi, eh? Mentre dopodomani arriva mia mamma e con lei andrò a fare un giro alla metro per prendere carne, pesce, mirtilli. Sì. Boh. Adesso vado in palestra. E poi dopo vado all'Esselunga a prendere... all'Esselunga? A prendere il resto che non trovo al Lidl, come il cacao amaro, le gallette, non lo so, cosa che mi sono scordata. Ah, se vi interessa saperlo, tutta questa roba che ho comprato è venuta a un totale di 39,50 euro. Good. Lo skyr 12 pezzi, 11,88 euro. Ho una dipendenza assurda. Beh, ma questo si potrà mai lasciare lì. Questo è un cioccolato al 100%, quindi gli ingredienti è solo pasta di cacao, che ho comprato al mercato del cioccolato. Non so se lo fanno anche nella vostra città, ma c'è la fiera del cioccolato che fanno magari d'inverno, e ne avevo comprate tipo 5 barrette, e se non erro questa è l'ultima. Mi sono durate quasi mezzo anno. Faccio così, un cubetto, che è bello grande, lo mangio a metà, insomma lo faccio sciogliere sulla lingua. Ok, ora vado ad allenarmi, ciao! Oh, e tu? Allora, questo allenamento si articola in una sessione di upper body e poi un allenamento Tabata. Iniziando con l'upper body, inizio con delle trazioni alla sbarra in negativa, ne faccio praticamente solo una per 3 serie, dove semplicemente salto, rimango appesa alla sbarra più a lungo che posso, è distruttivo. Dopo, per continuare a tartassare i dorsali, passo alla trazione alla sbarra, che può essere fatta sia con banda elastica oppure, come nel mio caso, assistita. Questo è per chi come me non riesce a farle senza, ma ci sto riuscendo. Vedo quei muscolini della schiena che stanno crescendo e ce la farò. Quindi piano piano cerco di ridurre il peso da aggiungere al macchinario, perché questo è un macchinario dove più peso metti significa che più te ne stai togliendo, quindi in teoria meno peso metti meglio è. Spero di essermi fatta capire, ma sono sicura che lo conoscete perché è usatissimo questo macchinario. Provato per la prima volta appoggiando le ginocchia e non stando in piedi ed è decisamente migliore. Tartassati i dorsali, passo ai pettorali con queste croci con manubri su panca a 15-30 gradi, insomma panca leggermente inclinata. Mi piace molto questo esercizio perché sento davvero il centro del petto lavorare e riesco a controllare bene i manubri dove vanno. Questo può essere fatto anche con i cavi, basta mettere la panca in mezzo alle due orcoline e utilizzare quello, però solitamente è difficile perché c'è sempre gente che vi vuole usare i cavi, che non vi permette di fare questo esercizio. Quindi un consiglio è farlo con i manubri. E poi si passa alle spalle. Queste sono delle distensioni con manubri sopra la testa. Un mio consiglio è di farle davanti a uno specchio perché si tende a girare il braccio e non si sa bene a volte come tenere il braccio e senza saperlo spesso si tiene una spalla più alta e una spalla più bassa. Qui, sinceramente, qui lo ammetto per motivi di fare il video, l'ho fatto in questa zona dove c'è luce, però non c'è lo specchio. Solitamente lo farei nella zona dove è più buio, come all'inizio del video, dove ci sono gli specchi ed è migliore. E poi passo a... in realtà prima c'è un esercizio per i tricipiti, ma come vi dicevo è nella zona buia che è difficile filmare. Però poi c'è un esercizio per i bicipiti. Questo è un semplicissimo bicep curl con il bilanciere. Qui sto usando quello da 14 kg. E che dire, il bicep curl è il mio esercizio preferito.
Importantissimo nell'esecuzione è tenere le braccia lungo il corpo, non troppo larghe, non troppo strette, lungo, e non portare i gomiti in avanti. Nel momento in cui si fa fatica, si tende a voler portare il gomito avanti. Va bene, diciamo che è tollerabile, però cerchiamo di non farlo e di tenere i gomiti indietro. E poi ho finito questo allenamento con un allenamento Tabata, cioè ho scelto 6 esercizi da fare in sequenza con 20 secondi di lavoro, 10 secondi di riposo, che sono praticamente i 10 secondi per andare all'esercizio dopo. Tabata è molto flessibile, molto interessante perché puoi davvero inventarti gli esercizi on the go, non c'è un piano da seguire, un piano da rispettare, puoi fare davvero quello che vuoi, l'importante è rispettare i tempi. E infatti, sinceramente, questo workout me lo sono inventato lì per lì, senza pensarci prima, senza venire con una scheda, ed è molto flessibile in questo modo e davvero davvero interessante perché lo puoi rendere più challenging, più difficoltoso quanto vuoi, come vuoi. Qui ho fatto un workout di 6 esercizi per 4 giri. Praticamente uso un'app chiamata Timer che potete scaricare dall'App Store che mi dà tutti i tempi da seguire e da rispettare che io ascolto in cuffia e vado. Sono 20 minuti in questo caso di esercizio continuo, se, non stop, se non per quei 10 secondi alla fine di ogni esercizio, ed è davvero un killer dopo una sessione magari di upper body dove non si è fatto poi così tanto movimento, che io adoro e sto adorando e sto imparando ad adorare. Qui vi ho fatto vedere 2 round del workout. E dopo che ho finito questo workout, peace, love, finito allenamento, andiamo a casa a mangiare. Allora, scusate la mise, sì, lo so, sono oscena, devo ancora andare dal parrucchiere, ma ragazzi, allora, voi dovete sapere che gli ultimi giorni prima di partire per le vacanze stavo cucinando una patata in microonde, praticamente sapevo, o comunque l'avevo sempre fatto, di lavare una patata, bucherellarla e avvolgerla nello Scottex e poi può andare in forno a microonde. 3 minuti, 2-4 minuti, la patata è pronta, dipende dalla grandezza. Bene, io l'ho fatto, sempre fatto, un giorno lo faccio, si vede che mi sono dimenticata la patata nel microonde, praticamente mentre ero lì lontano, per fortuna, il microonde si è aperto e c'era la patata in fiamme dentro, cioè la casa si è affumicata, il forno a microonde è rimasto in delle condizioni pessime. Ve lo faccio vedere, cioè questa è la condizione del mio forno a microonde nuovo, nuovo, questo ha nemmeno 2 mesi, cioè un disgusto. Per pulirlo ho provato di tutto, l'ace, lo sbiancante, qualunque cosa, però quello schifo è rimasto, come notate, e adesso mi dispiace perché, e mi dà fastidio perché è un elettrodomestico nuovissimo. E sembra del paleolitico. Allora ho detto alla mamma questo mio problema e lei se ne è uscita con: ma perché non usi questo? Cioè, mi ha detto proprio non prendere quello di un'altra marca o un altro tipo, questo antica erboristeria sbiancante. Ciao ragazzi, ho messo il dentifricio qui sul fondo. E adesso con la paglietta lo sto togliendo, però vi giuro, guardate la differenza. Questa è la parte che ho già passato e quella è dove sto facendo agire e adesso continuo a sfregare. Aspetta. Ciao raga, funziona. Adesso passerò tutto il giorno, sarà distruttivo perché arrivare fin lassù e sotto, madonna, mannaggia a me, sarà difficile, però sta venendo come nuovo. Ciao, raga. La mamma è sempre la mamma. Yuppie! È giunto il momento di dare una sistemata a questa matassa, quindi entro così mi ammazzerà. Belli sporchi.
E la magia è stata compiuta. Cioè, guardate che capelli, finalmente. Vi giuro, ho passato 2 mesi con questa matassa. Adesso finalmente sono belli lisci, morbidi. Allora, abbiamo iniziato un trattamento di riparazione, quindi devo fare più sedute per cercare di riparare i danni che ho arrecato ai miei capelli in quest'estate. Ottimo. Però sono contenta, finalmente sono tornata alla mia chioma. Oh, finalmente che ho assunto sembianze umane e sembro persino una ragazza, posso girare qualche video. E top! Ovviamente la batteria è scarica. Top! Allora, sono passata al mio fermoposta, che c'è qui a Piacenza, qui trovate l'indirizzo e tutte le indicazioni nell'info box qui sotto. E ho trovato questa lettera di Elisa. Grazie Elisa, la leggerò e ti risponderò. Bella pesantuccia, eh. E poi mi è arrivato questo pacco. Cioè, grazie. Io so già cosa c'è dentro e so già che devo ringraziare il Team Sgarro. Non so perché questo nome. Anche se io in realtà ho parlato con Stefano, che vedendo la mia passione per le mandorle vuol far fare un workout, ho capito io. Ha deciso e ha voluto mandarmi... Che cos'è? Ah, oddio! Oh, grazie! Pistacchi di Bronte, cioccolato al peperoncino e... cioccolato al 100%, mi capite? Grande! Questi sono regali che mi mostrano che mi capite, che sapete chi sono e che ci tenete davvero a quello che dico, quello che penso, quello che faccio. Grazie mille, wow, fantastico! Ve l'avevo detto che la cioccolata stava per finire. E... mandorle di Modica. Queste sono mandorle... 100% italiane. Io vi faccio il taste test in diretta. Allora, mandorla di Modica. Buono. La differenza si sente. Vabbè, già che ci siamo assaggiamo i pistacchi, no? Tanto. Oddio. Basta. Io concluderei qui questo video. Senza volerlo è diventato abbastanza lungo, quindi non vi voglio tediare oltre. Spero di avervi fatto sorridere, di avervi fatto divertire. Sinceramente io mi sono divertita e mi sono divertita anche a modificarlo. Vedo che sta uscendo nei video il mio carattere. Io sono così, sono davvero... Non voglio dire sono simpatica, però... sono meno impostata di quello che magari è potuto trasparire finora. Non lo so perché mi sto lasciando più andare, forse perché ho preso con molta calma, dopo 1 anno e mezzo, quasi 2 anni di video, ho preso confidenza, quindi sono davvero molto più me stessa e meno impostata e meno timorosa di fare la scema. Quella che vedete ora è la Silvia che la gente conosce e quella che sono. Non che prima non fossi la vera Silvia, ovviamente, però magari ero più impostata, magari tagliavo le parti in cui facevo la cretina, mentre ora ve le do perché mi fa piacere su Instagram quando mi scrivete che vi faccio divertire, che aprite Instagram, guardate le storie per ridere, che vi faccio ridere. Sarò il vostro clown per sempre, ve lo prometto, sono fatta così, mi prendo in giro, mi piace prendermi in giro, sono proprio contenta e basta. Io vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video, spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!